Il Teramo torna in campo questa sera e lo farà al Partenio Lombardi contro l'Avellino. Dopo la sosta forzata di domenica scorsa, i biancorossi vanno a caccia dei primi tre punti in campionato contro gli Irpini, che proprio ieri hanno tirato un sospiro di sollievo perché la Lega Pro ha accettato la fideiussione inviata via PEC, sbloccando il mercato e scongelando Janes, De Marco e Caric, tutti regolarmente convocati per la gara di questa sera. Tedino per parte sua recupera Cristini in difesa, che farà coppia con Piacentini, mentre il neacquisto Iotti partirà dalla panchina. A centrocampo senza Minelli ancora out, tornerà in gruppo martedì e Costa Ferreira appena arrivato. Arrigoni, Bombaggi e Santoro saranno gli interpreti, con Mungo alle spalle di Magnaghi e Martignago, che sembra essere leggermente favorito su Cianci. Importantissimo, vuol dire vincere, sì. Noi cercheremo di vincere, ma lo cercheremo di fare non solo al Partenio, cercheremo di farlo dappertutto. Dobbiamo essere bravi a capire che noi siamo il Teramo, vogliamo essere il Teramo, cioè quindi gente umile, gente con le scarpe anche infangate, anche sporchi di olio. E perché ci piace essere così, e quindi dobbiamo sempre pareggiare lo spirito delle squadre umili. Poi, quando abbiamo pareggiato con tutti questo, incomincia l'organizzazione, incominciano i giocatori forti, ma noi dobbiamo essere sporchi di olio, dobbiamo avere le scarpe sporche di fango, bisogna sporcarsi la faccia di sudore, perché se no non abbiamo capito com'è il campionato di Serie C, un campionato difficile, duro, dove bisogna abbinare questo che ho appena detto insieme alla grande qualità che abbiamo preso di giocatori. Ignoffo invece dall'altra parte dovrà fare a meno di Alfageme in attacco, squalificato dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata contro la Vibonese. Cambio modulo in vista per i biancoverdi quindi, che potrebbero affidarsi al 5-4-1, considerata la disponibilità di un solo attaccante in rosa. Tra i pali recuperato Abibi, anche se dall'inizio potrebbe partire l'ex Alessandro Tonti. In difesa spazio a Celiac e Parisi sulle corsie esterne, con Zullo, Morero e Laezza a completare la zona centrale della retroguardia. A centrocampo cabina di regia affidata a Di Paolo Antonio, con De Marco piazzato al suo fianco. Sulle corsie esterne ci saranno Mikovski e Rossetti, che dovrebbero essere dirottato a sinistra. In avanti il riferimento di Gnoffo sarà Albadoro, unico attaccante a disposizione che dovrà guidare il reparto avanzato biancoverde. A mio avviso, avere a disposizione altri giocatori ovviamente sono soluzioni in più che ci ritroviamo, e quindi questo potrebbe, tra virgolette, facilitare quello che sono poi un po' tutte le situazioni, sia nelle scelte e anche a partita in corso, trovare soluzioni diverse nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Da quello che ho provato c'è anche Silvestri, c'è anche De Marco, c'è anche Lanes, quindi ho provato diverse soluzioni. È ovvio che li monitorizzo anche oggi per avere un'ulteriore conferma di quelle che già sono le nostre idee, e poi domani, quando scenderemo in campo, avrò già ben chiaro quello che dovranno fare e chi dovranno essere gli interpreti. Però comunque ci sono diversi ballottaggi, che abbiamo avuto fermo anche Celiac ieri, abbiamo avuto fermo anche Parisi, abbiamo Alfaghem squalificato, quindi devo trovare le soluzioni consone appunto per cercare di fare le scelte migliori.